Guarda, si parla con insistenza del trasferimento del mercato settimanale in una sede diversa da quella del centro di Piedimonte. Lei è d'accordo o no? Sì, sono d'accordissimo e sono favorevole a questa, diciamo, nuova iniziativa, perché comunque è giusto che il mercato non si faccia al centro del paese, perché dove, insomma, negli altri luoghi non vedo cosa del genere, ed intralcio tantissimo il lunedì e non ci permette a noi cittadini di muoverci facilmente. Sono sfavorevole a spostare il mercato, perché qua stiamo abbastanza bene. No, io personalmente no, perché alla fine qua vicino al paese, in mezzo al paese, anche diciamo per i signori un po' più anziani è comodo. Diciamo che questo è il luogo di ritrovo di tutte le persone, diciamo, è più facile spostarsi in questo diciamo, centro. E così va bene, non ci sono macchine che disturbano, niente. Ha già sentito dire almeno 20 volte, mi sono stancato di sentirlo dire, per cui non mi esprimo più. Io penso che il mercato deve rimanere qua. È nato qua e deve rimanere qua, anche perché, cioè, almeno ci sta un poco di movimento nel paese. Arrivato a un certo momento non c'è più niente, con tutte queste innovazioni, diciamo, che hanno fatto un po' a danno dei commercianti. Quindi ritengo che se c'è il mercato e ci sta un poco di movimento è meglio. Contrario. Perché? Perché è meglio stare così. Io sono contraria perché la mia opinione è che il mercato, stando al centro di una città, coinvolge anche i commercianti di quella città, cioè tutto il paese viene animato, perché chi vuole comprare non può andare in un posto separato e poi fa tardi e non va al negozio. Anche i negozi li vedo più attivi, più pieni di persone rispetto a quando non è il lunedì, quindi sono contrario. Non un poco, ma al 100%. Il trasferimento del mercato settimanale di Piedimonte Matese, come avete sentito dai cittadini intervistati, è in queste ore al centro dell'attualità in città, con una forte prevalenza contro il trasferimento. Per dire no è sceso in piazza con un banchetto ed un fitto volantinaggio anche Fratelli d'Italia, con i vertici locali e provinciali del partito, che abbiamo sentito ed hanno risposto così. Prego la regia di mandare in onda le interviste. Ecco, ci vuole spiegare perché il banchetto di Fratelli d'Italia qui stamattina al mercato? Beh, perché noi vogliamo dire con questa manifestazione no allo spostamento del mercato settimanale. Sono mesi che ascoltiamo il sindaco che proclama che ha intenzione di spostare il mercato settimanale, senza considerare che delocalizzare il mercato settimanale da quello che è il suo cuore centrale, che è il cuore di Piedimonte, inciderebbe negativamente sul commercio piedimontese già fortemente dilaniato dalla crisi. I nostri commercianti non vedono l'ora che arrivi il lunedì mattina per accogliere un flusso di gente anche dai paesi limitrofi, e privare Piedimonte del suo mercato settimanale nel suo centro, piuttosto che riorganizzarlo, risvilupparlo, risistemarlo affinché risponda alle norme di sicurezza, di igiene, affinché vengano comunque risolte le problematiche legate al traffico, sicuramente porterebbe un valore aggiunto all'intera città. Quindi noi diciamo no allo spostamento del mercato settimanale. Dopo l'iniziativa di stamattina col banchetto, e quindi che aveva come oggetto il probabile spostamento del mercato, che cosa pensate di fare? Allora, noi dopo oggi sicuramente, diciamo che questa è una prima fase di sensibilizzazione per far capire qual è la problematica anche ai cittadini e diffondere un po' quelle che sono le novità che l'amministrazione ritiene di dover apportare per Piedimonte. Quindi diciamo che dopo questa fase valuteremo quali sono le posizioni che l'amministrazione andrà a perseguire, e quindi nel caso noi ci adopereremo anche con un'iniziativa di raccolta firme, comunque ci faremo sentire dei presidi, dei sit-in, qualsiasi cosa potrà essere necessario a sostenere sia gli interessi dei cittadini che dei commercianti locali, noi lo faremo, perché ci siamo sempre schierati a favore di quelle che sono le categorie del nostro territorio, e quindi lo faremo anche in questa occasione. Il coordinatore provinciale Fratelli d'Italia a Piedimonte stamattina, perché? Siamo qui per questa iniziativa fatta dalla sezione di Fratelli d'Italia di Piedimonte per sostenere e per evitare lo spostamento del mercato. Però io vorrei dire che Fratelli d'Italia è da sempre, per coerenza, un partito che è stato sempre vicino ai problemi della gente, sui territori, e questo rappresenta anche
che Piedimonte è un paese medio-piccolo, però rappresenta un fattore importante per la nostra politica sul territorio. Fratelli d'Italia è sempre presente sul territorio ed è sempre vicino alla gente, ai commercianti, agli artigiani, perché è quell'economia che deve essere ripresa e deve essere tutelata.